una serie di questioni delicate che, sommate, rendono la situazione insostenibile in contemporanea con le città di Milano e di Bari. A Roma è andata in scena la manifestazione dei lavoratori di Monte dei Paschi di Siena in sciopero per esprimere il proprio dissenso rispetto a diversi temi che rischiano di compromettere il futuro di migliaia di dipendenti. In piazza di Montecitorio, centinaia di uomini e di donne in agitazione, sul posto anche i sindacati che attendono di ricevere segnali concreti. La principale motivazione della proclamazione dello sciopero odierno è relativa alla mancanza di informazione, un'informazione dovuta, un'informazione che avrebbe dovuto già rendere il governo, in modo particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale abbiamo inviato due richieste come segretari generali di categoria che purtroppo sono andate disattese. L'informazione circola, le lavoratrici e i lavoratori apprendono le notizie direttamente dalla stampa o dai comunicati di Unicredit, dai comunicati quindi del Monte dei Paschi di Siena, e francamente la situazione non è accettabile. Questa incertezza aumenta ovviamente la tensione che può essere controproducente o per la realizzazione dell'operazione stessa. Chiediamo ovviamente al governo, nel caso della realizzazione di questa operazione, di avere delle tutele in ordine alle uscite che dovranno essere esclusivamente volontarie, che non dovranno riguardare solamente lavoratrici e lavoratori del Monte dei Paschi di Siena, ma anche lavoratrici e lavoratori di Unicredit, di Medio Credito Centrale, quindi Gruppo Popolare di Bari, Cassa di Risparmio del Orvieto, ma di tutte le società coinvolte. Ricordo ad esempio a tutti che c'è una società che deriva dalla joint venture tra il Monte dei Paschi di Siena e AXA, e che anche quelle 300 persone dovranno ovviamente essere tutelate, e dovranno essere tutelate in ordine anche alla mobilità territoriale e alla mobilità professionale. A destare preoccupazione inoltre il silenzio del Ministero dell'Economia e delle Finanze al lavoro con Unicredit per trattare un'operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti. I problemi sul tappeto sono tanti, perché noi siamo fermi soltanto a un comunicato stampa, che è un comunicato di Unicredit, e ovviamente non abbiamo altre informazioni. Per noi le cose importanti oggi è capire quale sarà il perimetro di questa operazione che ha in mente il MEF, in modo particolare perché noi chiediamo il no allo smembramento, il no a quel famoso detto dello spezzatino della banca. Per noi la banca è un corpo unico, dovrà rimanere tale. Se ci saranno degli esuberi, anche questi dovranno essere garantiti, e le garanzie ovviamente le vogliamo in questo momento dal socio di maggioranza, che è il governo. Noi siamo qui per far valere le ragioni di 21.000 lavoratrici e lavoratori del gruppo Monte dei Paschi, perché sino a questo momento il nostro azionista di maggioranza, il MEF, non ha avuto la possibilità, nonostante le sollecitazioni, di convocarci per aggiornarci sullo stato e sull'esito della trattativa. Sappiamo che ci sono delle cose ancora in evoluzione, che alcuni dati non possono essere messi a nostra disposizione, ma abbiamo la necessità e la volontà di essere invece coinvolti nelle conseguenze sociali di queste scelte. Noi non proponiamo un'alternativa strategica, non è il nostro compito, non è il nostro ruolo. Noi siamo un sindacato che ovviamente contratta le materie relative al lavoro, ma sulle ricadute, sulle conseguenze sociali non c'è stato detto assolutamente nulla, e ciò che emerge purtroppo da quei tavoli desta grandissima preoccupazione in tutti noi. E quindi abbiamo la necessità di essere messi al corrente, di capire come si stanno orientando le scelte, soprattutto di considerare questa nostra realtà bancaria come un'entità unica, non parcellizzabile, e così le lavoratrici e i lavoratori che ne fanno parte. La prospettiva delle esternalizzazioni dei dipendenti non è rassicurante, l'obiettivo è quello di impedire in ogni modo un'azione simile. Grande preoccupazione da parte dei colleghi, perché c'è un futuro incerto. In realtà abbiamo chiesto un tavolo per una trattativa, per conoscere ovviamente il futuro di tanti lavoratori, e naturalmente non ci è stato mai concesso. La preoccupazione è anche quella di molti colleghi che potrebbero vedere un'esternalizzazione di determinate lavorazioni e quindi venir meno magari anche la loro professionalità e anche e soprattutto quella che può essere un demissionamento. E non meno importante è anche quello di un problema ovviamente della mobilità territoriale. Ovviamente Roma ha un problema di mobilità molto elevato, e di conseguenza la preoccupazione di colleghi è di doversi trovare in posti di lavoro molto distanti rispetto alla loro abitazione. E chiaramente noi non siamo sfavorevoli a eventuali fusioni, ma soprattutto le modalità naturalmente che possono vedere coinvolti i lavoratori in un tipo di lavoro che, diciamo, soddisfacente
e adeguato alla loro professionalità. Presente alla manifestazione anche Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, che si è detto contrario rispetto all'ipotesi di mandare a casa tante persone. Di esuberi non è proprio il caso di parlare. Sarebbe strano che le banche che in questi anni, in questi mesi hanno raggiunto e registrato profitti altissimi, oggi scaricano sui lavoratori e sulle lavoratrici la crisi. Ma anche qui c'è un problema di metodo. Con chi dobbiamo parlare per discutere un sistema normale di relazioni industriali, la vicenda di un'azienda e dei lavoratori?